molti non lo hanno costruito materialmente, non lo hanno mai toccato. Mentre cresceva la tua struttura in legno, mentre prendeva forma la carta pesta, mentre ti plasmava la testa, i marchi hanno costruito, senza mai toccare il cavallo, ripeto, qualcosa di più duraturo, di più indefinito, il colore azzurro, la pancia piena di desideri, dall'orologio dipinta al porto con le navi della giovinezza di Onidina, dalle tante Marie all'immancabile casco di vino, dalla casa alle scarpe, al volo, al viaggio, alla costa, alla vita, alla libertà. La libertà, i muri del manicomio frantumato. Vediamo un attimo con i tre. Era una limpida domenica di febbraio, pulita dalla mora. Ci stiamo organizzando, tra poco facciamo. Era troppo grande, appesantito dal calcolo di bisogni e desideri che arrivano alla base. Le porte erano strette. Provò la porta del cuore, quella vera, pensando di lottare la luce. Io lo prendo sempre questo incenso a casa perché mi piace. È bello. Mi piace veramente. È come là quando vado ricordi bianchi l'incenso con Questa è un'installazione che ha una sua storicità, il 1973, il manicomio di Trieste, questo cavallo ha simboleggiato la libertà. Qual è il suo pensiero al riguardo? Che bisogna sempre meglio realizzarli, dettate lo spirito della Costituzione. Allora, ringrazio. Dove devi andare? Yeah.
Marco Cavallo in Terza, in prima fila. Marco Cavallo. Tornare anche su tante conquiste che sembrano consolidate, invece bisogna sempre lottare. Questo è un tema a me molto caro come cittadino, come ex magistrato e oggi come sindaco, quello della vicinanza a chi soffre, soprattutto chi soffre dentro. Quella è stata una battaglia storica che ha visto tra l'altro Napoli protagonista, su questo stiamo ritornando, è un percorso importante che stiamo avviando anche di vicinanza alla salute mentale. Abbiamo fatto degli incontri in questi giorni, stiamo portando avanti con gli uffici, con le politiche sociali, qualcosa di significativo ed importante, perché la depressione che è stata prodotta in questi anni in questa città ha aumentato anche l'insofferenza e il disagio. Io invece credo che una città che include, una città anche più gioiosa, una città anche più viva e una città più solidale, significa ricordare ancora meglio Basaglia, Cavallo e tutti gli altri. Quindi oggi è un momento simbolico, ma non è solo simbolico, è un momento concreto del rinnovato impegno di chi crede in queste battaglie e che le vuole portare avanti con gesti concreti.